Non ci credo nemmeno io, video sulle mie molte, oserei dire, più o meno usurate palette. Molte perché, così parlando, in uno degli ultimi video vi ho chiesto se vi va vi faccio vedere le mie palette, non chiaramente per ostentare, perché in questo video non troverete le ultimissime uscite, ok, da Sephora, Look Fantastic, eccetera. Però così per fare due chiacchiere make-up pose, dato che insomma nel mio canale è un bel po' che non si parla di trucco. Cosa dirvi? Devo un po' riordinare le idee perché non ci ho pensato, come sempre io inserisco la realizzazione e la registrazione dei video in una delle mie pause, quindi non è che ci penso prima. Da cosa inizio? Diamo un voto a queste palette? Ma no, io direi di partire. Magari indicativamente da quelle che mi piacciono di più. Allora, quella che mi piace, così, proprio quello che non devi fare in un video YouTube è partire dalle cose che ti piacciono di più. Dovresti creare la suspense, ok? In modo che uno arrivi fino alla fine del video perché è desideroso di vedere che cosa ti piace di più. Invece io faccio l'opposto. Parto da quella che mi piace di più in assoluto, che è una palette di Smashbox. Allora, un altro inciso, tutte queste palette, tutte queste, adesso sembra che io ve ne mostri una trentina, cosa saranno? 7, 8 palette, 9? Io le ho acquistate nell'arco degli anni. Potrei dire che questa, che forse è la più vecchia, o forse neanche no, la più vecchia ve la faccio vedere, no, forse è la più vecchia, ce l'ho da 6 anni, 7 anni, era forse appena uscita, quindi voglio dire, non sono cose che ho da mesi, ma sono cose che ho veramente da anni. Allora, comunque ricominciamo. La palette che mi piace, guardate che figata, questo è anche il packaging è molto figo, vedete questa macchia che cambia, non so se si nota in videocamera, è la Cover Shot e Blaze di appunto Smashbox. Io cerco di coprirvi lo specchio, appunto, perché se no facciamo un bel casino con riflessi e roba del genere. Allora, a me piace tantissimo perché, come vedete, è molto utilizzata. Perché con questa palette io riesco a fare. Allora, oggi l'ho utilizzata in un modo completamente diverso. L'ho utilizzata stamattina e ho fatto un trucco molto soft utilizzando semplicemente gli iridescenti. Che difficile che è. Quindi, questo e anche il panna, quindi ho lasciato stare i colori che invece di solito utilizzo, che sono, vabbè, il panna è strautilizzato, come vedete è anche un bel buco, e in genere utilizzo molto questo terracotta che mi piace. Ho iniziato recentemente a utilizzare anche questo bordeaux e poi chiaramente per dare profondità il marrone. È un bel mix di metallizzati e matte, sfruttabilissima, una bella pigmentazione, dura. In genere, quando io voglio un trucco che mi duri dalla mattina alla sera, la prendo in mano. Mi piace perché è tascabile, piccolina. Io non mi porto i trucchi in giro, ma se devo fare un viaggio, il 99% delle volte scelgo lei. Quindi, per me, il rapporto qualità-prezzo di Smashbox. Dovessi tornare indietro, la ricomprerei? Sì, ecco, questa è una domanda che mi potrei fare facendo questo video. Tornassi indietro, le ricomprerei? Anzi, forse intitolerò proprio il video così. Questa sicuramente sì. La seconda, che è nel mio cuore, è entrata di diritto nel mio cuore, è una di Natasha Denona, la Mini Zendo. Adesso ve la apro, ma tanto la conoscerete tantissimo. Anche questa vedete che è stra utilizzata, stra. Io ho acquistato questa palette esclusivamente, quasi esclusivamente per questo colore qua, che è un grigio molto bello. Questo ve lo faccio vedere, eccolo qua, veramente molto bello. È caduta una cialdina in diretta, mi sono dimenticata che questa palette ha una cialdina che è questa qui, che si è staccata. Ma si è staccata da sola perché io non è. No, forse è venuta in viaggio con me un due o tre volte. Sì. O ha preso qualche tuono o. Che video. Che brutto video che sto realizzando, no? In genere i video make-up sono così fashion, sono così professionali, ma voglio dire, qua siamo come se fossimo. Io seduta alla scrivania e voi dall'altra parte, così ne stiamo parlando in scioltezza. Però è veramente qualcosa di brutto da guardare. Comunque,
Stavo dicendo che ho acquistato questa palette principalmente, scusate il medio per questo qui, che adesso vabbè, sulla bronzatura spara in una maniera impressionante, anzi dovrei utilizzarlo in questi giorni che ho un po' di colore per vedere un po'. Forse non l'ho mai utilizzato perché io d'estate abbandono l'idea del trucco sugli occhi per il caldo. Oggi devo uscire, ho un impegno e quindi mi sono sforzata e ho messo qualcosa, però il 99% delle volte mascara e via. E rapporto qualità-prezzo ottimo, mi piace molto. Sono più piccole sono, più pigmentate sono e più durevoli sono gli ombretti e più mi piacciono le palette, chiaramente. Se poi rientra anche in un buon rapporto qualità-prezzo, sì. Quindi la seconda del mio cuore è questa, perché ha quel giusto mix di colori caldi e freddi che mi permette di variare look. Allora, io non ho ancora capito se mi piacciono o mi stiano meglio i colori dai toni caldi o dai toni freddi. Anche, vedete, oggi sono un casino, no? Oggi ho fascia sui capelli grigia, vestito rosso con fiorellini che hanno grigio e nero. Un po' come in tutte le cose della mia vita sono un casino, quindi sono un mix. Quindi troverete caldo e freddo in questo video, palette dai toni caldi e palette dai toni freddi, secondo me più dai toni caldi, però potrei dire una cavolata. La terza, allora, ex aequo, posizione ex aequo, cambiamo, e questa è una Fenty Beauty, la numero 2, veramente queste si chiamano Snap Shadows, è la Too Cool Neutrals, è questa qua, e ve la faccio vedere. Ecco, qua cambiamo completamente genere e abbiamo questo viola meraviglioso che una volta avrei utilizzato palpebra piena, avrei fatto un bello smoky, una volta usavo molto di più, caricavo molto di più gli occhi, poi negli anni non mi piace granché, utilizzo gran parte questo viola per fare delle sfumature a V, mi piace più un'idea di viola che un viola proprio bello, bello intenso, però ecco, a livello di texture e a livello di tenuta, devo dire che questi sono molto simili ma completamente diversi. Natasha Denona è una polvere più cremosa e durevole, questa è una polvere più secca, quindi più ombrettosa, più polverosa, però ha una texture, ti fa un film, specialmente quelli iridescenti, quelli metallizzati, ti fanno un film luminoso e che dura tutto il giorno, che è qualcosa di bestiale, quindi a me piace tantissimo. Ve la giro così vedete se vi interessa, ovviamente chissà se vedete qualcosa, qui c'è il nome, è appunto estorto, eccola qua, è la Too Cool Neutrals. Ovviamente, manco a dirlo, tutte queste palette prese quando avevo strasconti, aggiungi buono, metti nel carrello e chi più ne ha più ne metta, eh? Ok. Poi ritorniamo sulla Natasha Denona, nel frattempo io perdo capelli. Questa è un acquisto un po' più recente, credo che abbia 2-3 anni, ed è la Mini Glam Palette, scritto così, chissà se vedrete, Mini Glam Palette. Qua invece viaggiamo su un marrone champagnino, però con anche della cappatina sul... No, qua non occorre che io faccia così, anche con del verde. Ecco, questo vira sul verde, questo è un bronzo che vira più sul verde, questo è un color terra secca con foglie marcite, sono tutte le mie interpretazioni. Bellissimo questo qui, bello, guardate che roba, guardate che roba, guardate, guardate come spara, proprio bello, bello. Quindi qua, quando voglio virare tonalità, voglio uscire dalla mia comfort zone, questa è sicuramente la mia comfort zone, ok? Quando voglio fare un look un po' diverso, vado su questa. Molto belle, molto belle. Ve l'ho detto come si chiama? Sì. Poi... nel frattempo la cialdina sulla scrivania ha fatto un casino della Madonna, scusate se ho utilizzato un termine improprio, poi tutte queste le ricomprerei? Sì, devo dire di sì, devo dire che non mi sono pentita. Una che non so se ricomprerei è una di Huda Beauty, la Nude Medium, attenzione allo specchione, eccolo qua, un po' monotona, sì, bella,
però non è che mi permetta di fare tantissime cose diverse rispetto a questa. Questa ce l'avevo già, questa è un po' più particolare. Tornando indietro, ma no, ma io questa non l'ho acquistata, mi è stata regalata a Natale. Un Natale di non so quanti anni fa, ma questo è un regalo, non me la sono acquistata. Ecco, boh, bella, sì, qualità buona, però secondo me Natasha Denona superiore a Huda Beauty e anche Fenty Beauty è superiore a Huda Beauty. Avrò detto una bestemmia, però voglio dire, sì, carina, ma tutti sti colori che virano un po', che parlano un po' la stessa lingua, tipo questi quattro. 1, 2, 3, 4, matte, più anche questo. C'è qualcosa che non mi convince. La uso poco, la prendo poco. Ecco, non mi dà slancio creativo una palette di questo tipo. Poi, un'altra che non ricomprerei, o perlomeno, l'ho usata poche volte, ma quelle poche volte che l'ho usata non mi è piaciuta per niente. Meno male che però l'ho pagata tipo 4 euro. È di Make Up Revolution ed è la Forever Dynamic Allure. Ed è questa qui. Ecco, qui parliamo un po' la stessa lingua quasi di Huda Beauty, però le volte che l'ho acquistata, difficile da sfumare, mi faceva la macchia, nel senso che quando appoggiavo l'ombretto andava a sfumare, l'ombretto mi si fissava subito sulla palpebra, non riuscivo a sfumarlo e quindi mi faceva molte macchie e anche come durata, questa qui a me non è piaciuta e tornassi indietro non la ricomprerei. Una che invece mi è piaciuta tanto, che ho da veramente un sacco di tempo, che però non ricomprerei per la dimensione, perché a me non piacciono le palette grandi, cioè infatti ne ho solo due e dopo queste due che ho acquistato mi sono fermata perché boh, mi fanno confusione, sono troppe, sono poco pratiche. Io mi trucco qui alla scrivania, quindi prima di iniziare a lavorare prendo il beauty, prendo la palette che scelgo, comunque la mia pochette makeup che avete visto nell'altro video, me la porto qua, quindi deve esserci qualcosa, deve essere qualcosa di pratico. Poi troppi colori, il troppo stroppio adesso qua. Ed è questa qui di Make Up Revolution della Creative Volume 1. Come qualità di ombretti è superiore a questa, quindi mi piace. C'è un sacco di scelta, anche colori più pazzi, come questo fucsia, questo azzurro. Il fucsia l'ho utilizzato, l'azzurro no. Come qualità sicuramente è superiore a questa qua, dicevo, questa non mi fa macchia. Però la uso poco perché boh, è grande, a me la palette grande mi demotiva. Un'altra, e questa è stata la primissima che ho acquistato, è la famosissima Sweet Peach di Too Faced, utilizzatissima, utilizzatissima anche lei, ho addirittura finito una cialdina. Bella, sì. Cremosa, è una texture, quindi non, gli ombretti non sono proprio polverosi, ma è un polveroso cremoso, non ai livelli di Natasha Denona, assolutamente, un po' più in basso, buona durata, però anche qua tutti che parlano un po' la stessa lingua, poco, io ho utilizzato tantissimo, chiaramente, lo champagnino, gli iridescenti, i maroncini. E mi diverto a usare questi qua pescati quando voglio, insomma, fare anche qui con ecco. Questa si chiama proprio Sweet Peach perché quello che ti viene da utilizzare sono proprio i color pesca, perlomeno per quello che mi riguarda, ecco. E la utilizzo molto di più d'inverno che d'estate, quindi il color pesca, io sono completamente invertita. Dovrei, quando si calma un po' il caldo, provare un po' a utilizzare questo pesca anche in primavera e estate, anzi in estate, perché in primavera ancora lo utilizzo. L'ultima, come vedete, cioè fino a qualche anno fa io non avevo mai acquistato una palette di Urban Decay. E qualche anno fa ho trovato su Lookfantastic un super sconto, me la potevo portare a casa tipo a 14 euro. Ho detto Gabri, prova a vedere se veramente Urban Decay rispecchia veramente le recensioni che si sentono in giro. E ho acquistato la Naked 2 Basics che conoscerete tutti. Ecco qua ritorniamo sui toni freddi, anche lì avrei potuto prendere quella con i toni caldi o con i toni freddi, non sapendo in che direzione andare, cioè io,
vedi il discorso precedente, caldo o freddo, tutti e due, perché a me piacciono tutti e due. Ora ripeto, magari voi vi siete fatti un'idea di me negli anni, secondo voi sto meglio con colori caldi o colori freddi? Perché io sinceramente non l'ho ancora capito e ho acquistato questa qui. Tornassi indietro, boh, non lo so, io la trovo molto polverosa. Io quando mi trucco, questa è una palette che sfarina moltissimo rispetto alle altre che ho. Durata, su Urban Decay, top del top, rispetto a quelle che ho, anche no. Cioè, per me, se dobbiamo parlare di un ombretto con una texture non cremosa, Smashbox batte Urban Decay. Ma anche Fenty Beauty batte di gran lunga Urban Decay. Boh, quindi nella mia classifica di gradimento è sicuramente in basso, ha una posizione sicuramente bassa. Basta, questo è un video senza nessuna utilità, era solo un video chiacchiera appunto per parlare di trucco e anche in modo molto superficiale perché non ho fatto swatches, non vi faccio vedere. Figuriamoci con queste temperature la realizzazione di qualche make-up, anche perché non sono in grado, non sono una che si sa truccare, quindi si trucchicchia e si diverte a truccarsi, tutto qui. Basta, io vi mando un bacione, avrei potuto anche utilizzare un po' più di luci in questo video, ma veramente ho tentato la condizione che mi permettesse, ho tentato di creare la condizione che mi potesse permettere la sopravvivenza davanti alla fotocamera. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!